Ciao a tutti, siamo a Malonno, siamo tornati all'azienda agricola Fratelli Bronzini dopo un mese della raccolta della lana. Siamo qui per assistere alla performance dell'Ira del Bosco, la segheria mobile del Carlo Borat. È una giornata bellissima, c'è tanta gente e un clima molto bello. Siamo in attesa della polenta e dello spiedo bresciano. È tutto un brulicare di gente che lavora, gente che taglia, gente che sega, gente che rifila, ed è veramente merita essere venuti qua. The garden was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. What you waiting for? No, what you tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. Nell'ambito della giornata dedicata alla segheria mobile del Ticino incontriamo Carlo Petrolo. Carlo, veramente grazie del tuo intervento, di questa giornata, insieme a Ius Plantandi. Benvenuto a Malonno, prima di tutto.
grazie mille dell'ospitalità e del tempo e dell'opportunità che ci state dando qua per portare avanti un po' il discorso che come Borat, gente ormai mi conosce ormai su internet, su Facebook, come Borat, che è quello della valorizzazione e del recupero del tornare a lavorare al bosco, dai boschi che abbiamo dietro casa. Infatti con Borat, appunto, Carlo Petrollo, conosciuto come Borat in tutta la zona del Ticino, anche se lui viene dal Lago Maggiore, ma la sua azienda è ticinese, come ci spiegherà poi, vogliamo scoprire con lui proprio questa piccola filiera. Oggi, come vedrete dalle immagini che abbiamo registrato, qui presso l'azienda agricola Fratelli Bronzini abbiamo riproposto una piccola filiera produttiva. Allora Carlo, ridare valore al bosco, ma come ti ho sentito dire prima nella tua esposizione al pubblico, creare di fatto una microeconomia. Sì, noi vogliamo tornare a fare quello che si è sempre fatto, niente di più, niente di meno, che partire dal bosco. Ogni villaggio ha sempre avuto il bosco come patrimonio, delle risorse, delle persone che lo lavoravano, il legname veniva lavorato, tornava all'interno del paese, qui c'era una colonia fatta di persone, di piccoli artigiani che lavoravano questa risorsa e noi vogliamo riproporre e ritornare a fare quello che si è sempre fatto, creare una filiera di persone che torna a lavorare e creare un'economia partendo da questi boschi, da queste risorse. Allora, hai presentato sostanzialmente tre stazioni di lavoro e tre apparecchiature. Vuoi descrivercele più nel dettaglio? Quella che sicuramente interessava di più perché è quella più impressionante anche come dimensioni è sicuramente la prima stazione, dove abbiamo visto che dal tronco è possibile subito ricavare delle belle assi, però anche la seconda apparecchiatura più piccola permette un'affinazione di questa lavorazione è davvero molto interessante. Vuoi presentarcele? No, noi abbiamo la prima macchina, quella che tu chiamavi, quella principale, la mia segheria mobile, che si chiama Ira del Bosco. L'Ira del Bosco. Tutte le mie macchine hanno un nome, sono delle persone, quasi come fossero delle persone con cui ci lavori, dialoghi, hai una relazione. Quindi l'Ira del Bosco è la macchina con cui io vado regolarmente in giro, non sposto le piante, vado in boschi, aziende agricole, da boscaioli, su piazzali, mi affianco le cataste di legna, prendo questi tronchi, anche di dimensioni significative, perché posso tagliare fino a quasi 90 cm di diametro, 6 metri di lunghezza, e da lì taglio, produco travi, travetti, assi, assoni e quant'altro. Sempre con la collaborazione dei proprietari, perché è una cosa fondamentale per me lavorare insieme ai proprietari del legno, perché lo devono vivere insieme a me questa attività che stanno facendo, e anzi io consiglio a loro di lavorare anche con i loro figli, i nipoti, perché si ricorderanno poi quando hanno fatto quel lavoro con il nonno. Quindi quella è la macchina principale con cui io attacco dietro la mia macchina e vado in giro e faccio queste lavorazioni. L'altro, il secondo impianto invece è dotato di una motosega, quindi il corpo taglio è alla portata di chiunque ha una motosega un po' potentina, e si tratta di un telaio, una struttura in alluminio sul quale viene appoggiato il tronco e da un binario poi di taglio preciso, e tu scorri avanti e indietro con la motosega e utilizzando una squadra, una stile o la motosega che tu è un impiantino un po' alla portata di tutti. Io ce l'ho principalmente perché, come esempio, un lavoro che devo andare a fare adesso i primi di luglio, un piccolo rustico in montagna, dobbiamo camminare quasi quarto d'ora, 20 minuti a piedi perché non c'è la strada, e il proprietario vuole utilizzare i castagni che ha dietro il rustico per poter fare delle panche, delle assi, e lo vuole fare con quelle sue piante che sono cadute quest'inverno con la neve. Quindi andiamo con questo impianto e in quel caso lì facciamo il lavoro, la giornata insieme, tagliamo, utilizziamo il suo materiale come si è sempre fatto da noi. L'ultima macchina impianto che abbiamo qui è la lavorazione successiva. Una volta che io ho prodotto le mie assi, i miei travetti, poi tipicamente devono essere piallati, devono essere risistemati di dimensione, quindi quella lì è un'altra macchina, anch'essa mobile, che permette di recarsi sul posto e sul posto lavorare, e piallare, rifilare, sagomare il materiale. Direi davvero interessante riprendere quello che si è sempre fatto, un concetto che Carlo, che Borata ci ha portato in tutti i suoi interventi, utilizzando la tecnologia che i tempi moderni ci consentono e abbinando questo al segreto della tua attività, che è la mobilità, perché la tua attività
fa del suo punto di forza la totale mobilità, la possibilità di raggiungere qualsiasi location. Quindi la mobilità vuol dire anche abbattimento dei costi fissi. Dico la prima, io sono allergico a tutto quello con i costi fissi. Quindi io per dire a casa non ho nessun capannone, non ho nessun impianto, io ho tutte queste mie macchine in un box, il maestro dell'automobile, la mia segheria è parcheggiata fuori dalla porta di casa, un parcheggio qualunque pubblico, coperta con un telo, e quindi quello è il mio abbattimento dei costi fissi di struttura. Ma c'è un altro segreto che utilizzo nello sviluppo, sempre legato alla tecnologia, che tutto lo sviluppo del mio business, della mia storia, della mia promozione viene fatta con Facebook. Quindi è un lavoro tradizionale, un lavoro antico, il legno, il bosco, niente di più antitecnologico del mondo, ma che io utilizzo, promuoverlo, spingerlo utilizzando Facebook. Quindi io vado a utilizzare quegli strumenti moderni che ai ragazzi piace tanto e sono molto potenti se si usano. Se si usa in una certa maniera. Perfetto, allora per Malonno News è tutto. Seguiteci, pubblicheremo oltre all'articolo e a questa video intervista anche a un piccolo servizio fotografico. Grazie ancora Carlo e arrivederci per un'altra giornata. Grazie a tutti, grazie a tutti, Borat vi saluta, bingo anch'esso e speriamo di riproporre questo stesso evento a Malonno ancora successivamente, aumentare questa filiera e riandare in giro itinerante a portare questi messaggi ancora a te posto. Grazie ancora, per Malonno News è tutto. Godiamo la tazza, il cantico, la notte allegra e riso, in questo paradiso ci tolga il nuovo dì.